Ciao ragazzi, praticamente oggi in questo video quello che condividerò con voi sarà in essenza un'altra tipologia di operazione. È arrivato il gol a favore della Roma, dunque la gara in questo momento è sull'1-1 e in questo momento quello che abbiamo fatto è bancare l'over 4.5. Voglio cercarvi di farvi capire praticamente cosa accade in un determinato arco temporale facendo questa tipologia di operazione. Okay? Dunque, questa è l'operazione fatta in questo momento e praticamente sto cercando di abbinare qualcos'altro, vediamo se ce la fa o meno. Praticamente non abbinato. Dunque, andiamo così. Cancelliamo e praticamente vediamo adesso quello che accade. Ricordiamoci che abbiamo fatto l'operazione praticamente alle 18:41 e 18:40, 18:41 abbinate gli altri. La cosa importante qual è? Dovete sempre cercare di vedere in queste tipologie di operazioni, dovete cercare sempre di vedere i mercati precedenti. Se c'è un gol, questa quota batterà a questa altezza, no? Dunque, molto probabilmente arriva quasi a dimezzarsi, ok? E uno degli step più importanti qual è? Che già sapendo quello che può accadere, uno già sa, dice, cazzo, ho fatto questa operazione, ho bancato praticamente 100 a 5.2, che cosa accade? Accade che nel momento in cui se ci dovesse essere un gol, la quota va più o meno intorno a dai 2.20 fino ai 2.40, 2.50, no? Dunque ci potete lasciare tranquillamente quel point, circa un point, no? Se è bancata a 5,2 la quota va intorno a 2,5, ci lasci quasi un point, se va intorno a 2,2, 2,3 ci lasci qualcosa in più. Dunque i tuoi 100 di ipotetico gli ability a fronte praticamente a fronte di che cosa? I tuoi 100 di ipotetico liability adesso sono speso, ma in realtà non è successo nulla. I tuoi 100 di ipotetico liability a fronte di che cosa? A fronte in questo momento di che? L'obiettivo che tu ti dai, no? E si lavora sempre su un determinato arco temporale. Dunque, quella che è la tua, quello che è il tuo fine è sempre a livello di rapporto di probabilità, ok? Adesso, indipendentemente da quello che accadrà, c'è stato un mezzo fallo, non si sa se è praticamente da rigore o meno, ma non lo so. Comunque, la cosa importante qual è? È che sicuramente dovete cercare di capire questo rapporto e cercare questo rapporto di sfruttarlo nel miglior tempo possibile. In questo momento, perché sono entrato proprio in questo momento? Perché so che a quelle condizioni praticamente c'è un rientro importante di quello che è il nostro investimento, no? Dunque, pensate un po', voi fate un'operazione, in questo momento sono le 18:44, siamo entrati alle 18:40, tu hai un 14, che non è un 14, anche di più, è circa un 18% di ritorno su quello che è praticamente l'investimento che hai fatto. E ovviamente, ma se c'è un gol, se c'è un gol ci lascio un point e 20, però nel tempo quante volte in quest'arco temporale, a seguito di questi minuti, ci puoi lasciare praticamente quei soldi? Ok? Fatti questa domanda, cerca di studiare il mercato e oggi, attraverso questo brevissimo video, ti ho dato praticamente anche un altro spunto che puoi utilizzare. Un video breve, ma sicuramente significativo. Chiudiamo la nostra posizione e vediamo in realtà il ritorno che abbiamo avuto. Non vedere 4,77, perché non avremmo mai lasciato aperta una posizione di 4,77. Cerca di vedere una posizione che ti metteva in una situazione massimo di avere un 100-120 di possibile liability a fronte di un gain che abbiamo ottenuto di 22,43. 22,
se facciamo praticamente la proporzione, cerchiamo di fare la proporzione, facciamo 22,43 diviso quello che può essere, mettiamo magari 120, hai fatto un quasi 18,6, un 19% di ritorno sullo stake investito, ok? Se questa tipologia di operazione, non vedete la singola gara, la moltiplicate ovviamente a determinate condizioni e cercate di capire quando c'è stato un gol, la possibile statistica e tutto il resto, riuscite comunque ad avere degli ottimi ritorni in prospettiva, ma studiate il mercato e cercate di capire, vedete più volte, cercate di vedere il minutaggio, non vado oltre perché altrimenti se no poi quello che accade è che ovviamente vado ad essere troppo esplicito, voglio portarvi a ragionare invece, vedete il tempo, vedete le quote e rendetevi conto di cosa accade o cosa può accadere in una frazione minima temporale e se in realtà poi nel tempo ne vale la pena o meno. Ok? Qui è Francesco Bellomo, ci si vede al prossimo video e vi auguro una magnifica giornata, pomeriggio, serata, a seconda di quando state vedendo appunto questo video. Ciao e a presto.